Buongiorno, ho riorganizzato il retro del Bucanca. Non mi piaceva più com'era con quello scafandro che avevo costruito, quindi ho usufruito della stessa legna, praticamente delle stesse basi, e ho creato questa scatola dove all'interno ho tutte i ricambi necessari, no? Just in case something can happen. E dopodiché qui purtroppo questi sono tutti olio. Come si chiamano? Tra uvi forti, woody forti, olio che mi è avanzato, liquido, insomma, no? Questi li devo tenere a cassetta extra, taniche dell'acqua, la borsa che tiene le borse, la borsa che tiene gli stracci, il contenitore, la tanica per la benzina, uno zaino survival che prima era pieno, adesso l'ho svuotato. Un fornellino a gas, you never can tell, ovviamente senza la bomboletta, una tenda, una coperta, questo pannello che non lo so ancora, bellissimo, un tarp, cos'altro? Ecco, questa qui è la prima parte, no? Così almeno se c'è da controllare la tanica è molto più semplice, molto più facile, molto più libera e via. Questo è il set dei profumi che devo sistemare. Questa era quella borsa che c'era qui appesa con tutti tra ombrelli e qualche chiave che non mi piaceva più. Ed eccetera. Questo qui praticamente vorrebbe essere il posto per attaccare la bicicletta. Grande. Mentre invece qui di fronte ho cambiato un pochino, no? Innanzitutto ho messo un'antenna. Questo qui conviene sempre spegnerlo, tac da una parte e tac dall'altra perché mi consuma la batteria. E, no? Ho tenuto la lampada solare, il portatelefono, il porta chi vuoi tu. E l'altro portino sono adesivi, cioè adesivi, no? Sono quelli lì di gomma, però tengono bene. L'equilibratore dezzetti, insomma, questo è quanto. Mentre qua invece tengo solo una rete. Ho visto diversi in altri video dei tedeschi che mettono delle composizioni qua, ma secondo me questa è una zona che deve essere tenuta libera e di facile accesso poi al motore, anziché ricoprirla con delle basi di legno per tenere la tazzina, eccetera, eccetera. Io ce l'ho una qua e un'altra qui, no? Il portaocchiali, bellissimo. Lo specchio per il trucco e io direi, mi sembra che sia bello organizzato. Prima avevo messo la ballerina hawaiana, poi l'ho cambiata con un'altra, insomma alla fine le ho tolte tutte e non mi piacciono più. E per ora questa è l'organizzazione del fronte. Ho questo qui che ve l'ho già fatto vedere, adesso ne ho preso uno da mettere dalla parte opposta, qua così, perché così ce l'ho anche di qua, capito? Capito? Perché così mi sembra più facile sia da una parte che dall'altra. Perché a volte, eccolo lì, lo devo montare. E mi sembra che siamo a posto. Questa è la tendina che ho messo, no? Come separé, bellissima. Così ce l'abbiamo mimetica da una parte e stellata dall'altra. Ecco qua giusto una retina, no? Agganciata, se per caso voglio alzare il coperchio, questa è agganciata qua, quindi non c'è problema. Una mano che c'è sempre bisogno.
Mi sembra che abbiamo tutto a posto, no? Per ora, tutto è sempre in evoluzione. Ah, ecco, una cosa che devo fare è cambiare i tergicristalli. Tra l'altro, l'ho appena ritirata dal meccanico per cambiargli questi mozzi alle ruote. Non mi ricordo come si chiamano. Non i mozzi, gli hubs 4x4, altri all'interno, che comunque metterò il video, di plastica. Ma dai, ma non si può. That's it, mi sembra che siamo a posto. Ci manca ancora il vano di dietro, che lo vedremo prossimamente. La domanda mi sorge spontanea. La finestrella di plastica, la devo togliere? La devo separare dalla carta? Ecco qua, ci facciamo un bel flambato. Eccola qua, la macchina a sistemare questi. Dove sono? Metterci sti funghetti. Ecco, siamo riusciti a toglierlo e in effetti la copertura, questa, è in plastica, in miserabile plastica. Ma come cazzo si fa a fare la macchina dei pezzi così, così importanti e metterli in plastica? Ma è incredibile. Siamo a posto. Ecco qua il pezzo che abbiamo tolto. Water. Eccolo qua, di plastica, ma è Questo impressionante è anche l'archive costruito. questo. Di plastica anche quello, chiaramente. Cioè, ma come si fa a mettere dei pezzi di plastica, le conchiglie di plastica, in parti così importanti che sono soggette a sobbalzi, insomma, proprio dove ci sono le ruote? Incredibile. Dipende da come piove. Al mattino, quando si apre, vediamo se c'è l'acqua. Niente acqua.